Sì, prova, prova, prova.
Gentili telespettatori, buon pomeriggio dalla Pala Quaresima di Cingoli per questo recupero della nona giornata di andata che era in programma il 24 ottobre scorso, recupero tra la Santarelli Cingoli e il Brixen. Le squadre sono già schierate in campo e diamo la lettura delle formazioni. Per il Brixen con il numero 8 Amato, con il numero 29 Basic, con il numero 13 Brugger, con il numero 41 Ciutura, con il numero 2 Di Giulio, con il numero 19 Iballi, con il numero 95 Koloduk, con il numero 38 Mitterutner, con il numero 34 Möhlogger, con il numero 14 Pivetta, con il numero 1 Ploner, con il numero 22 San Paolo e con il numero 21 Virer. In panchina Rudolf Neuer e Omar Bianchi. Per la Santarelli Cingoli, con il numero 1 Albanesi, con il numero 8 Antic, con il numero 2 Bincoletto, con il numero 11 Chiaraberta, con il numero 7 Ciattaglia, con il numero 33 Cirilli, con il numero 22 Ferretti, con il numero 6 Garroni, con il numero 20 Gentilozzi, con il numero 3 Iaziri, con il numero 4 Ladakis, con il numero 18 Latini, con il numero 10 Mangoni, con il numero 15 Rotaru, con il numero 19 Strappini e con il numero 21 Tobaldi. In panchina Sergio Palazzi, mister Thomas Camperio. A dirigere l'incontro i signori Carrino e Pellegrino, la prima volta per la coppia arbitrale di Napoli in questa stagione a dirigere una gara della Santarelli Cingoli. Tutto è pronto, la Santarelli è alla vostra sinistra con completo nero, mentre alla vostra destra maglia bianca, pantaloncini verdi per il Brixen. Dicevamo, questo è il quarto e ultimo recupero per il Brixen, che negli ultimi giorni ha recuperato le gare con Trieste, Siena, Sassari e oggi qui al Pala Quaresima, prima di riniziare sabato prossimo il girone di ritorno. Il Cingoli che recupera oggi l'unica gara che non aveva disputato nel girone andata, e sabato prossimo, prima di ritorno, sempre qui al Pala Quaresima, dove la squadra di Palazzi ospiterà il Bolzano. È iniziata adesso la partita, il primo possesso palla è del Cingoli. Diciamo Cingoli che non gioca dal 16 di dicembre, ultima gara con il Siena qui al Pala Quaresima sempre. Antic, Ladakis, tenta l'attacco, Rotaru, il tiro di Rotaru che sorprende San Paolo. E c'è la prima rete del Cingoli, subito risponde il Brixen adesso con Ciutura. Ciutura, Mitzerutner, scambio tra i due, adesso sempre Ciutura e Mitzerutner. Il tiro di Ciutura e la parata di Gentilozzi, che oggi sostituisce tra i pali l'infortunato Anzaldo. Adesso Antic che ci prova e viene commesso fallo sul numero 8 del Cingoli. Entra Iballi intanto in difesa, Rotaru, sempre Cingoli in attacco, Mitterunzner che è nella difesa del Bressanone, un 5-1 con Mitterunzner più avanzato. C'è il tiro questa volta di Rotaru che viene parato da San Paolo, adesso Ciutura per Iballi, sempre per Mitterunzner, Ciutura ancora per Mitzerutner, sempre il Pivetta, adesso sempre in attacco il Bressanone, Ciutura, Koloduk, scambio tra i due con Mitzerutner, adesso sempre Koloduk, i tre giocatori si scambiano la posizione nella
Adesso Basic che esce a ricevere, è ancora Koloduk per Ciutura, difende abbastanza bene il Cingoli, c'è un braccio di passivo alzato dagli arbitri, il passaggio troppo lungo di Mangoni per Antic che si perde sul fondo, sfumato il tentativo di contropiede del Cingoli. Adesso lentamente il Brixen si riporta in attacco, Koloduk, Mitzeruzer e Ciutura. Ancora Basic cerca un varco, Ciutura lascia Koloduk, il tiro di Koloduk, la parata ancora di Gentilozzi. Riparte il Cingoli, Rotaru, Ladakis, Rotaru. Uno contro uno, ho sbagliato ancora il passaggio al pivot, ma interviene, recupera palla Ladakis su questo lancio e c'è il piede di Basic che viene ammonito. Basic che ha interrotto il passaggio al pivot di Ladakis, quindi viene sanzionato un cartellino giallo. Ancora il Cingoli in attacco, Antic, Ladakis, Ladakis, e ancora una palla sbagliata dal Cingoli, è la terza di seguito. Riparte il Brixen, Koloduk, Mitteruzner, ancora Ciutura a orchestrare il gioco del Brixen, l'allenatore giocatore della squadra altoatesina con il numero 41 nel ruolo di centrale. Adesso per Koloduk, ancora Mitteruzner, per Ciutura, passaggio a Basic che va a pareggiare 1-1. Quindi qui dopo adesso ci prova ancora Rotaru e viene fermato dalla difesa del Bressanone. 9 metri c'è da correggere la posizione. Adesso capitano Strappini è pronto alla battuta, lo fa subito su Rotaru. Antic, lo scambio tra i due, ancora Antic, ancora Cingoli in attacco. 1-1 il punteggio. Ladakis a Rotaru, Ladakis che entra e c'è una paratissima di Valerio Sanpaolo sul tiro di Ladakis. Ciutura, fuori il tiro di, e 2 minuti a capitan Strappini per il fallo su Koloduk lanciato in contropiede. 2 minuti subito a capitan Strappini e 7 metri per il Bressanone sulla linea, si appresta il tiro Ciutura e tocca ma non riesce ad intercettare Gentilozzi e c'è la rete, il vantaggio su rigore di Ciutura. 2-1 Brixen. Intanto mister Palazzi opta per l'extra player, fuori Gentilozzi, entra Cirilli nel ruolo di pivot, Rotaru, Ladakis, Antic, ancora Rotaru che tenta l'attacco, c'era forse il fallo, adesso il contropiede e la parata di Gentilozzi su Mitteruzner. Gentilozzi che era stato costretto a un rientro precipitoso perché si era, sull'errore del Cingoli, si era sviluppato un veloce contropiede del Brixen. Gentilozzi è riuscito a rientrare in tempo e a parare. Rotaru adesso per Ladakis, Antic, Ivan Antic, la parata di Sanpaolo. E 2 minuti a Basic che sulla respinta la palla era stata intercettata da Cirilli che era andato il tiro ma ha fatto il fallo in aria Basic, quindi 7 metri e 2 minuti anche per Basic.
Ivan Antic sulla linea dei 7 metri. E la rete di Ivan Antic che va a pareggiare 2-2. Squadre entrambe in inferiorità numerica. Adesso è il Brixen che gioca con l'extra player, esce Valerio Sampaolo per far posto al suo compagno di squadra. E più precisamente il pivot Brugger. Ancora Koloduk Ciutura il passaggio al pivot, la parata di Gentilozzi, ma c'è stato un fallo di Mangoni, quindi 9 metri, ancora palla al Bressanone, Ciutura, Koloduk, scambio tra i due, ancora Ciutura, Mitteruzner, il tiro di Ciutura, questa volta in doppio appoggio Ciutura va a realizzare la rete del 3-2. Intanto si perde sul fondo il tentativo del Cingoli, riparte ancora il Brixen, sempre Koloduk, Mitteruzner, Koloduk, Ciutura, Brugger. Adesso cerca di creare un varco per Koloduk, Mitteruzner, adesso Ciutura ancora, tiro basso schiacciato, ancora una rete per Ciutura. Interrotto questo col dal fischio dell'arbitro, questa azione del Cingoli, aveva trovato la rete Rotaro, ma Ivan Antic è ancora una palla persa dal Cingoli, l'ennesima in questi primi 8 minuti e mezzo di gioco. 4-2 per il Brixen. Intanto ristabilita la parità numerica, sono rientrati Strappini nelle file del Cingoli, Basic nelle file del Brixen. Ciutura, Koloduk, ancora per Ciutura il tentativo di passaggio a Basic intercettato dalla Dakis che viene ammonito. Ancora Bressanone, Basic, Mitteruzner, passi di Mitteruzner, riparte il Cingoli, Mangoni e la rete di Filippo Mangoni in contropiede, veloce il contropiede del Cingoli. ...4-3... Ciutura, c'è un fallo del pivot, un blocco irregolare forse di Basic, la palla viene restituita al Cingoli, Gentilozzi che rimette per Antic, passaggio a Strappini e la rete, bellissimo il passaggio di Antic che ha visto libero Strappini al centro dell'area del Brixen. Strappini che è andato a pareggiare, 4-4, 10 minuti esatti di gioco. È primo time out chiesto dalla panchina del Brixen. Parità dopo 10 minuti esatti, 4-4. Giacomo, un giudizio su queste prime battute dell'incontro. Buonasera a tutti. Sì, è una bella partita, molto, molto equilibrata. Ogni pallone, anche i portieri sono protagonisti di diversi decisivi. Sarà una bella partita fino alla fine. Comunque atteggiamento sia che si è entrato molto stanco e sta attaccando a mille. Di contro la Santarelli è un po' scontrata con un inizio un po' contrario, ritrovando la sua palla a mano che conosciamo. Grazie Giacomo. Il Brixen ha già fatto il suo rientro in campo, il Cingoli lo sta facendo adesso. Dicevamo break del Bressanone che si era portato sul 4-2, adesso un mini contro break del Cingoli che ha pareggiato i conti, 4-4. Bressanone in attacco, Mitteruzner,
Koloduk, ancora Mitruzner, scambio con Ciutura, ancora con Koloduk, tra giro palla, adesso Pivetta esce dalla sua posizione di ala, ma c'è un fallo, 9 metri, ancora Basic per Ciutura, Mitruzner, Koloduk, difende il cingoli, ancora Mitruzner che cerca di andare al tiro, commette fallo di piede Pivetta. È sbagliato ancora questo lancio del cingoli in contropiede, Garroni non ne approfitta, perde palla. Fischiato un rigore a Basic per una difesa in aria al cingoli, Ciutura ancora sulla linea dei 7 metri contro Gentilozzi e c'è la rete ancora di Ciutura che riporta in avanti i suoi, quarta rete per Ciutura. Ancora una parata di Valerio Sampaolo su Strappini, liberatosi sui 6 metri. C'è un fallo fischiato in attacco alla Bressanone, riparte veloce il cingoli, la Dakis per Rottaru, rubata la palla dal Bressanone, Di Giulio in contropiede. E c'è la rete di Di Giulio dopo che Basic aveva rubato palla in attacco, prima rete per Di Giulio che riporta in 2 minuti, riporta sul più 2 il Bressanone. Antic, Ladakis, scambio con Rotaro, ancora Antic, ancora Ladakis, Rotaro fermato da Koloduk, che riparte ancora il cingoli, la Dakis cui viene fischiato uno sfondo, Dakis che ancora non è entrato nel vivo del match, Mitruzner e servito Basic, il Bressanone non fa sconti, Basic realizza la sua seconda rete, Massimo ancora 2 minuti per Basic che ha trattenuto vistosamente da dietro la Dakis. Adesso Basic al 13° minuto del primo tempo ha già 2 esclusioni per 2 minuti. Vedremo se il cingoli sarà capace di sfruttare la superiorità numerica per accorciare il gap che adesso lo vede sotto di 3 reti dopo 13 minuti, 7-4 Bressanone. Rotaru, Ladakis, Bincoletto all'ala e il cingoli perde ancora palla. Gestione della palla in attacco da parte del cingoli non proprio perfetta in questi primi minuti con moltissime palle perse. Intanto fa il suo ingresso Amato, che si sposta nel suo ruolo naturale di centrale, mentre Ciutura va a terzino sinistro. Adesso Brugger che è entrato al posto di Basic, poi Koloduk, ma il passaggio viene intercettato a Strappini, riparte il cingoli ma lo fa lentamente. Intanto è entrato Bincoletto in attacco al posto di Ladakis. Rotaru, Antic, è ancora intercettata la palla, Pivetta, è stato fischiato
viene redarguita la panchina del Cingoli, c'è stato comunque il fischio degli arbitri a rilevare l'infrazione commessa da Pivetta in contropiede, quindi palla al Cingoli, Bincoletto, Rottaru, Antic, Ivan Antic, bolide alla sinistra di Valerio Sampaolo, Cingoli che accorcia 7-5 a metà esatta del primo tempo. Adesso l'extra player anche per il Brixen S, Valerio Sampaolo, anzi rientra perché sono scaduti i due minuti, quindi può rientrare tranquillamente. Ciutura, Amato, Pivetta, ancora Ciutura, Amato, Colodis, Colodiuk tenta l'uno contro uno e questa volta riesce il tiro del numero 95 che va del Brixen, va a segnare la sua prima rete. Intanto ci prova ancora la Dakis, ma non riesce a ancora una volta a superare Sampaolo. 5-8, massimo vantaggio del Bressanone, un più 3 al sedicesimo qui al Palaquaresima di Cingoli. Amato, Ciutura e Colodiuk, ancora Amato, Ciutura, il tiro di Ciutura, la parata di Gentilozzi. Intanto riparte il Cingoli, Bincoletto, Ladakis, Antic, viene fermato Antic, 9 metri per il Cingoli. Intanto Brugger adesso è in campo nel ruolo di pivot al posto di Basic, che ha il peso della doppia esclusione. Bincoletto, scambio con Rotaro, adesso con Antic, ancora Mangoni, Ivan Antic, il passaggio e il pallonetto, bellissima la rete di Strappini, tiro liftato. 2 minuti adesso a Diballi, non ne conosciamo il motivo. Gli arbitri chiariscono tutto al tavolo, quindi 6-8 con il Bressanone in inferiorità numerica, ma che opta ancora con l'extra player. Infatti è uscito Valerio Sampaolo. Ciutura, Amato, ancora Ciutura e la parata di Gentilozzi sul tiro basso di Colodiuk. Palla comunque recuperata a centrocampo dalla rimessa laterale di Giulio. Colodiuk, Amato, Brugger per ancora Ciutura, Colodiuk cerca un varco nella difesa del Cingoli. Amato, c'è stato il fallo prima. Ancora Amato cerca l'attacco, Colodiuk per Pivetta e questa volta l'ala del Bressanone va a realizzare anche per lui la sua prima rete. Ancora il più 3 del Brixen. Adesso entra Ferretti nelle file del Cingoli, esce Bincoletto, Ferretti, Rottaru, il passaggio a Strappini, fischiato un fallo sul numero 19 del Cingoli. Palla ancora a 9 metri del Cingoli, battuto già Rottaru, Ferretti, ancora Rottaru per Antic che gira e su Garroni, che va a realizzare Nicolò Garroni,
la sua prima rete. Cingoli ancora sotto di 2 al 19esimo, 9-7 per gli ospiti qui alla Pala Quaresima per questo recupero della nona giornata di andata del campionato Serie A Beretta maschile. Ciutura, Koloduk, lo scambio tra i due, adesso con Amato, ancora Ciutura, ancora Koloduk, giro palla, e Amato che cerca l'uno contro uno, lo trova ma risponde benissimo Gentilozzi. Riparte il Cingoli, Antic. E c'è adesso intanto un infortunio ad Antic alla caviglia. Che nel ricadere ha appoggiato male il piede a terra. Ivan Antic. Che è costretto ad uscire. Adesso si sta asciugando il parquet per... nel punto in cui era caduto Ivan Antic. Ancora si asciuga ancora il campo. Dicevamo 9-7, sempre il Brixen in avanti, 19 minuti e 40 secondi di gioco. Sembra che si possa ricominciare. Finalmente si può riniziare, Cingoli in attacco, Ladakis, Ferretti, lo scambio tra i due, adesso Rotaro, Garroni che ha provato a ricevere ma non è stato così, Ladakis, fallo ancora su Ladakis, buona la difesa del Brixen, tanto Cirilli pronto dai 9 metri, ancora per Ladakis, Ferretti. Cambio con ancora con la Dakis, Rotaro che cerca Ferretti, c'è uno sfondo, Amato recupera, scambia con San Paolo e riporta avanti il Brixen, adesso è rientrato anche Ciutura, tentativo passaggio al pivot ma viene intercettato, Mangoni, la Dakis, contropiede del Cingoli e c'è la prima rete di Emanuele Ladakis, c'è lo sfondo adesso fischiato in attacco al Bressanone, Cingoli che si è riportato a meno uno, Rotaro, Ferretti, Antic intanto che è rientrato dopo il piccolo infortunio di qualche minuto fa, scambio con Rotaro, Ferretti, Rotaro, Antic. Persa la palla ingenuamente da Antic che cercava di servire Garroni che non era riuscito a liberarsi dalla guardia di Giulio. Adesso riparte il Brixen, sempre Ciutura, Amato. Koloduk, ancora Ciutura, Amato, Pivetta, ancora Amato che cerca Koloduk. Passaggio a Ciutura, Koloduk,
e il tiro parato da Gentilozzi. Riparte il Cingoli, Ferretti veloce, Ladakis, Ivan Antic, passaggio a Cirilli e la rete. La palla sembrava dentro, invece ha preso il palo pieno. Sfortunato Cirilli. Questa conclusione, aveva tirato bene alla sinistra di San Paolo, ma la palla ha colpito il palo ed è uscita, quindi palla ancora in attacco. Colodiuk per il sempre solito Ciutura, amato per Pivetta che tenta la girella, riprende, non si fa sorprendere Gentilozzi, riparte il Cingoli, Ferretti, Antic cerca l'attacco, c'è il fallo su Ivan Antic. Iballi e Brugger al centro della difesa del Brixen fanno una buona guardia. Adesso esce ancora la Dakis e rientra Rotaro. Intanto Antic che cerca il bel servizio per Rotaro. Bella l'iniziativa di Antic a servire Rotaro, che va a pareggiare i conti 9-9, 23 minuti e 16 secondi sul cronometro. Adesso intanto rientra Basic in attacco. Colodiuk, Ciutura, il passaggio per Mitteruzner, Pivetta e la parata di Gentilozzi. E il palo ancora, la sfortuna, ancora il palo a porta sguarnita, il palo interno e palla che esce di Ladakis. Extra player per il 7 giocatori di campo, fuori San Paolo, Colodiuk, Basi che non riceve, ma Ciutura, Mitruzner nel tentativo di creare la superiorità numerica, gioca con l'uomo in più, Ciutura, Colodiuk, e questa volta Colodiuk lanciato va a realizzare la rete del più uno. Ferretti, Mangoni non riesce il tiro dall'ala. Iballi adesso che rientra però in difesa dopo essere uscito nel tentativo di intercettare il pallone. Ferretti, Ladakis che esce, rientra Rotaru. Sfortunato il Cingoli nelle ultime due conclusioni che hanno colpito entrambe il palo, prima con Cirilli e poi con Ladakis da lontano. Cingoli ancora in attacco, Rotaru, Ferretti per Rotaru che entra e va a realizzare ancora Alex Rotaru. Parità, ultimi 5 minuti di questo bel primo tempo, 10-10. Ancora extra player per il Brixen, esce Valerio San Paolo, entra Basic. 7 i giocatori di campo del Brixen: Colodiuk, Basic, Mitruzner, Ciutura, ancora Mitruzner per Ciutura. Difende il Cingoli, il passaggio a Basic, a Brugger, scusate. Vedete il doppio pivot del Brixen, Brugger e Basic lì al centro, la difesa, ancora il tentativo di passaggio e questa volta riuscito a Basic, c'è un 7 metri e 2 minuti a Ferretti. Dieci a dieci, 25-55 secondi sul cronometro. Ciutura ancora sulla linea dei 7 metri per il terzo rigore assegnato fino a questo momento dalla squadra altoatesina.
Ciutura, è ancora il tiro schiacciato e c'è ancora la rete che riporta in avanti il Bressanone. Cingoli che opta adesso in inferiorità numerica, con opta per l'extra player, è uscito Gentilozzi. Rotaru, Ladakis, Antic, lo scambio tra i due, ancora Rotaru, l'attacco adesso Antic per Ladakis. Hey! Colpo proibito in volto ricevuto da Ladakis. E due minuti a Brugger. Ladakis è costretto ad uscire. Vediamo chi entrerà al posto di Ladakis. Entra Vincoletto. Giocatori, squadre in campo, scusate, con entrambe con un'inferiorità numerica. Cingoli in extra player, Rotaru, Antic, la rete, tiro da lontano di Ivan Antic che va a pareggiare i conti, 11-11. E adesso con il Brixen in attacco, chiaramente anche Ciutura opta per l'extra player. Dentro Basic, fuori Valerio Sampaolo, ultimi 2 minuti e 45 secondi di gioco. Parità qui alla Pala Quaresima tra Santarelli, Cingoli e Brixen. Mitruzner, Koloduk, Ciutura, ancora palla per Pivetta che questa volta con un tiro liftato sopra la testa di Gentilozzi va a realizzare il nuovo vantaggio della Brixen. Ancora extra player questa volta per il Cingoli. Antic, Rotaru, ancora Vincoletto, Rotaru, Antic, Vincoletto e va a realizzare con una bella, un bello 1-1. Vincoletto va a pareggiare, prima rete per lui in questo incontro. Esce ancora Valerio Sampaolo, rientra Basic. Mitruzner per Pivetta, ancora Mitruzner, Ciutura che chiama a uscire Basic che riceve adesso Mitruzner, ancora Koloduk, 1-1, no, la palla ancora per Mitruzner che va al tiro e che sorprende questa volta Gentilozzi. E ancora il vantaggio del Vincoletto che viene stoppato al limite dell'area. Dicevamo il vantaggio del Brixen realizzato dal numero 38 Mitruzner che va a realizzare la sua prima rete di questo incontro. Adesso il primo time out a 59 secondi al termine della prima frazione. Time out chiesto da mister Sergio Palazzi. 13-12 per gli ospiti. Giacomo, un commento su questo primo tempo che sta volgendo al termine. Sembrava che Brixen riuscisse a gestire il Santarelli, è riuscita comunque a rientrare in partita. Ora c'è un botta a botta errato le due squadre, è veramente una bella partita, belle parate di San Paolo. Brixen si gioca il posto in Coppa Italia mentre allontanarsi dalla zona retrocessione. Vedi Raimo quest'ultimo minuto, ma anche il secondo tempo
se manterrà questo andamento nei punti. Giusta osservazione di Giacomo con il Bressanone che si gioca oggi la possibilità dell'ultimo posto disponibile per le Final Eight di Coppa Italia, in programma secondo fine settimana di febbraio. Con l'esito di questo incontro deciderà se il Bressanone farà parte o meno della Final Eight di Coppa Italia, dicevamo. Cingoli che vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica. Riparte adesso in attacco la formazione di Palazzi. Vincoletto scambio con Rotario, adesso ancora con Antic. Ancora Antic che cerca l'attacco per Rotario. Vincoletto che cerca l'uno contro uno. Entra e c'è il rigore. I 7 metri e 2 minuti a Ardi Aniballi. Scusate, Andri Tiballi. Anche lui 2 minuti pesanti, è il secondo nel corso di questo primo tempo. Adesso c'è Antic sulla linea dei 7 metri. E realizza con la doppia finta Ivan Antic. Va a pareggiare. Ultimi 20 secondi di gioco. Probabilmente ultima azione, ultimo attacco. E la palla è in mano alla Brixen. Mitrutner perde palla, la recupera Cirilli e va a realizzare sul filo di Lana, fil di sirena. Cirilli a porta vuota va a realizzare il vantaggio del Cingoli proprio sulla sirena. Vantaggio Cingoli che riporta la testa in avanti, 14-13. Si conclude il primo tempo qui dalla Pala Quaresima per questo recupero, dicevamo, della nona giornata di andata del campionato Serie A Beretta. Gentili telespettatori, a risentirci tra 10 minuti circa.
Gentili telespettatori di Eleven Sport, ben ritrovati qui dalla Pala Quaresima, tutto pronto per questo secondo tempo tra Santarelli Cingoli e Brixen, valevole come gara di recupero della nona giornata di andata del campionato di Serie A Beretta maschile. Primo tempo concluso a favore dei locali con una rete a fil di sirena di Cirilli che ha portato il Cingoli sul 14-13. Adesso primo attacco del Bressanone con Kolodiuk e il tiro di Mitruzner che va sul palo e si perde nella linea in fallo laterale. Già ripreso il gioco da parte del Cingoli, la Dacchis, Rotaro, ancora la Dacchis per Ivan Antic, fallo su Ivan Antic. Strappini da 9 metri, la Dacchis, Rotaro, ancora la Dacchis per Ivan Antic e lo schema che ha liberato Rotaro in posizione di terzino destro. Alex Rotaro, prima rete di questo secondo tempo. Adesso doppio vantaggio Cingoli. Pivetta, Mitruzner, Ciutura. Intanto Basic che è rientrato chiaramente in attacco. Mitruzner ancora con Ciutura, lo scambio, il passaggio per Kolodiuk, ancora Ciutura, Kolodiuk cerca, riesce il passaggio su Mitruzner, il tiro che trova la rete sul primo palo su uno spazio quasi impossibile. Intanto la Dacchis, Antic da fuori, Antic ristabilisce subito il più 2 per i Cingoli. Mitruzner, Kolodiuk, Di Giulio, ancora Ciutura, il Bressanone che rallenta chiaramente notevolmente i ritmi anche per le numerose partite che ha dovuto recuperare in questi ultimi 10-11 giorni. Mitruzner, Ciutura, Kolodiuk, cerca, è la parata. C'è un 2 minuti per la Dacchis e un 7 metri. Ingenuità questa volta di Ladakis che ha commesso il fallo che ha decretato i 2 minuti. Ciutura sulla linea dei 7 metri e la rete ancora di Ciutura. ...16-15 Cingoli. E anche Palazzi opta per l'extra player dentro Bincoletto e fuori il portiere di Ventilozzi. Antic, Bincoletto, scambio con Rotaro, ancora Bincoletto, passaggio a Garroni, ancora adesso per Rotaro, Strappini, ma e questa volta va fuori. Il tiro a porta vuota da parte, ci è sembrato, di Iballi che ha cercato la rete dalla propria area. Cingoli aveva la porta sguarnita. Bincoletto, Antic, Rotaro, ancora Bincoletto, ancora lo scambio con Antic, Rotaro, ancora Ivan Antic, Bincoletto. Fa un po' difficoltà a portare l'attacco il Cingoli. Bincoletto, il passaggio all'ala a Mangoni. Mangoni che va a realizzare, ben servito da Bincoletto proprio. Mangoni subito in avanti il Brixen. Ciutura che si fa, che scambia la palla con Mitruzner. Ancora Cingoli in inferiorità numerica.
Ciuttura, Mitruzner perde la palla a Koloduk. Cingoli la può recuperare. Gentilozzi, Antic. Chiaramente non ha intenzione di forzare i tempi. Cingoli che è in inferiorità numerica. Rientra la Dakis, adesso che ha scontato i suoi due minuti, quindi ristabilita la parità numerica. Antic, la Dakis. Il passaggio per Strappini, questa volta fermato da Koloduk. Ancora Antic per Rotaru, Rotaru per la Dakis. Fischiato lo sfondo alla Dakis, che ha un po' da dire. Koloduk che va a realizzare velocemente, adesso fallo su la Dakis. Koloduk riporta il Brixen a meno uno. Antic, la Dakis, sorvegliato da Iballi, il passaggio a Mangoni che la ridà la Dakis, Rotaru, il passaggio al pivot a Strappini, bellissimo il passaggio di Rotaru per Strappini, che va a realizzare la terza rete personale prima di questo secondo tempo per lui. Subito però recupera palla il Cingoli, questa volta c'è un fallo fischiato alla difesa della Santarelli, non sono d'accordo i giocatori del Cingoli, ma si riparte subito con sempre il Brixen in attacco. Amato adesso che ha fatto il suo ingresso in campo, Basic che cerca il tiro dall'ala, viene fischiato adesso con qualche secondo di ritardo, un altro 7 metri. I giocatori del Cingoli chiedono spiegazioni, in particolare il capitano Strappini. È stato forse un'ingenuità questa, perché Basic aveva tirato da una posizione alquanto angolata. Ciutura va a realizzare ancora, infallibile Ciutura dai 7 metri. Ben 5 rigori realizzati dall'allenatore giocatore. La Dakis adesso Rotaru, la Dakis e lo scambio tra i due. 7 minuti e mezzo. Antic, la Dakis, Iballi che cerca Mangoni, Strappini, bellissima l'azione del Cingoli. Ancora il servizio al pivot che va a buon fine. Ciutura, Koloduk e dall'ala Pivetta riporta il Brixen a meno uno. Sì, le due squadre ribattono colpo su colpo in questa prima fase del secondo tempo. Antic per ancora Strappini, servito e ancora va a realizzare, ben servito il pivot del Cingoli. Quinta rete per Diego Strappini. 8 minuti e mezzo, 20-18, più 2 Cingoli. Koloduk, lo scambio con Amato e con Ciutura, ancora Amato, Koloduk, Amato, Ciutura, adesso Pivetta che va, esce dalla posizione dell'ala per posizionarsi in quella di pivot, ancora. E la parata di Gentilozzi sulla volante di Koloduk. Antic, 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 Antic. Non fischiato un fallo netto in difesa al Bressanone e Pivetta in contropiede non si fa pregare.
era stato visibilmente strattonato Antic, a cui non era riuscito il passaggio al pivot, ma l'azione è proseguita, poi Pivetta in contropiede è andato a realizzare il 19° gol per la sua squadra, la Dacchis, e adesso il servizio a Mangoni, stavolta la parata di San Paolo sul tiro di Mangoni. Koloduk, Amato, Ciutura, Koloduk, la parata, e ancora un 7 metri, anzi un doppio, una doppia esclusione, perché è stato escluso anche Gentilozzi per proteste, questo proprio non ci voleva. Sinceramente, un po' troppo severa questa esclusione anche di Gentilozzi. E adesso fa il suo ingresso Matteo Albanesi, neo 17enne, che va in porta per l'esclusione di Gentilozzi. E la rete ancora di Ciutura. Sei rigori fino a questo momento assegnati al Bressanone contro i due assegnati alla squadra di Palazzi. Ciutura che va a pareggiare adesso, recupera quindi il Brixen, il doppio svantaggio, 20-20. Cingoli in doppia inferiorità numerica. La Dacchis, viene fischiato il passivo. Vincoletto che si va e va a realizzare Giacomo Vincoletto con un 1 contro 1, importantissima questa rete di Vincoletto. Tanto esce Rotaru, entra Cirilli in difesa. Cingoli, dicevamo, ancora in doppia inferiorità numerica. A tutto campo per il Cingoli, per il, scusate, il Bressanone sul Cingoli. Ferretti, Vincoletto che cerca l'affondo, Ferretti a Rotaru per Ferretti, scivola Ferretti, Vincoletto, adesso c'è il passivo, la Dacchis che viene spinto e Mitruzner in contropiede realizza il rete del più uno. Adesso c'è il rientro dei giocatori che erano stati esclusi per 2 minuti, rientra anche Gentilozzi. Antic, la Dacchis, palla un po' buttata là, la Dacchis la recupera, Rotaru, Garroni, e Garroni realizza dall'ala, Niccolò Garroni. Parità 22-22. Ciutura, Brixen, Amato, Ciutura ancora per Amato, difende il Cingoli, ma ancora la palla in possesso del Brixen, ancora Amato che tenta l'uno contro uno. E questa volta ancora due minuti alla Dacchis.
Viene ammonita adesso la panchina del Cingoli, non comprendiamo questo eccesso di nervosismo da parte del Cingoli, adesso ancora una inferiorità numerica. Brugger è pronto alla battuta, 9 metri per Ciutura. Koloduk, Ciutura, Brugger, ancora Koloduk all'ala, intercettato il passaggio da Garroni, ma la palla è sempre in attacco del Brixen, ancora Ciutura, ancora Koloduk, la parata di Gentilozzi su Koloduk. Adesso Rotaru, ancora Cingoli in inferiorità numerica, ma con l'extra player Rotaru, Vincoletto tenta di incunearsi nella difesa del Brixen, ma Brugger lo ferma. 9 metri, Strappini, Rotaru, Vincoletto, ancora Rotaru, Antic, ancora Vincoletto, Antic, adesso Cingoli un po' in difficoltà, uno contro uno lo ferma Mitruzner, Cingoli, Strappini, 9 metri, Rotaru, e il tiro di Antic e la parata di San Paolo. Quando siamo giunti alla metà esatta del secondo tempo, parità 22-22, il Bressanone è in attacco, Ciutura, passaggio a Koloduk che però non se la sente di tirare, ancora Ciutura adesso per il, e ancora un 7 metri, l'ennesimo 7 metri, il settimo per la precisione. Il cecchino Ciutura ancora sulla linea per la battuta, e questa volta la parata, ma poi sulla respinta, e ancora Ciutura a realizzare. Per il vantaggio del Bricks 23-22. Ladakis sempre sorvegliato speciale. Antic, Ladakis, Rotaru, Antic, Ladakis, l'attacco del Cingoli non riesce, adesso Rotaru ci prova ancora, e la rete di Alex Rotaru. Che trova il tiro schiacciato alla destra di San Paolo, che va a pareggiare. Fermato Mitruzner da Strappini, ancora però palla al Brixen in attacco, Koloduk, Ciutura, ancora Strappini che lo ferma, Brugger per Mitruzner, Ciutura che questa volta va a realizzare con un uno contro uno. Antic riparte subito il Cingoli, Ioan Antic, il passaggio a Strappini che tocca con un piede, quindi commette fallo. Palla al Brixen San Paolo per Mitruzner, Ciutura, scambio tra i due, quindi per Koloduk, ancora Mitruzner. Giro palla alquanto lento del Brixen, che ha abbassato notevolmente i ritmi in questo secondo tempo.
Ciutura ancora Koludjuk, ancora Ciutura che sorprende questa volta da lontano Gentilozzi. Rotaro, bella la combinazione con Mangoni. Rotaro che riporta il cingolo a meno uno. Intanto entra in difesa Cirilli. Ciutura, Mitruzner. Scambio adesso con Koludjuk. Ancora i tre con Ciutura, Mitruzner. E il tiro, e questa volta la parata di Gentilozzi sul tentativo da lontano di Ciutura. La Dakis per Rotaru, l'attacco di Rotaru, Antic, ancora uno sfondo questa volta fischiato ad Antic, e palla ancora alla Bressanone. Ciutura che rallenta, Koludjuk, Ciutura, Mitruzner, Ciutura ancora Koludjuk. Dicevamo lento. Brugger adesso. Mitruzner tenta l'attacco, il tiro e la rete di Mitruzner. Da lontano, tiro alto sul 7. Antic che prova la Dakis, la parata di San Paolo. Errore in attacco del Cingoli. E il Brixen lentamente si riporta in avanti al 20esimo, ultimi 10 minuti. Brixen a più 2. Brixen che dopo essere andato sotto di due reti ha recuperato ed si è portato in avanti sul più 2. Adesso rientra Basic. Mitruzner, Di Giulio. Mitruzner, Ciutura per Basic e la rete di Basic. Riparte subito il Cingoli. Antic, sbaglia Antic, Di Giulio e la rete di Koludjuk. E c'è stato adesso un break, un 3-0 del Brixen che si è portato sul massimo vantaggio 28-24 a poco più di 9 minuti al termine. Cingoli che sembrava aver la gara sotto controllo, adesso negli ultimi minuti ha commesso 2-3 errori al tiro e ne ha approfittato il Brixen. A te Giacomo. Sì, peccato per questo pesante 0-4, perché testa alta Cingoli era riuscita anche a gestire un periodo con la doppia inferiorità numerica molto bene. Tuttavia Ciutura trascinando i suoi questo più 4 che a 10 minuti può essere importante. Andarelli riesce a le distanze. Grazie Giacomo, quindi ci apprestiamo a vivere questi ultimi 9 minuti e qualche spicciolo di gara qui al Palla Quaresima. Vediamo se il time out chiesto da Mister Palazzi porterà i suoi frutti e consentirà alla Santarelli Cingoli di rientrare. Momento difficile adesso per la squadra cingolana che è andata sotto di 4, massimo lo svantaggio fino a questo momento dell'incontro. Bincoletto, Mangoni, Rotaru, Ivan Antic, Rotaru, difesa aggressiva di Iballi, ancora un colpo al volto per Antic.
Antic, Rotaru, Vincoletto, ancora servizio su Cirilli che non riesce a girarsi. Garroni, Rotaru, perché a Vincoletto l'uno contro uno e c'è la rete di Vincoletto e i due minuti a Mitruzner. Si riprende con il Bressanone in inferiorità numerica in attacco, che però opta per l'extra player. Ciutura, Amato, Ciutura, Kuloduk, Ciutura, ancora Amato, ancora Kuloduk, Amato che cerca Ciutura, adesso difesa aggressiva di Strappini, ancora Amato, Ciutura per Kuloduk, ancora Amato, Amato, il tiro, la parata di Gentilozzi. Riparte adesso Ladakis, Antic, Rotaru, Ladakis, Kuloduk all'ala per Mangoni, a cui sfugge il pallone. Non sappiamo perché sia stato fischiato l'infrazione. Mangoni aveva ripreso tranquillamente il pallone, forse gli arbitri hanno visto che la palla era ancora in aria. Kuloduk, Di Giulio, non ci voleva questo per il Cingoli, che poteva sfruttare ancora meglio la sua superiorità numerica. Ciutura, Kuloduk, Amato, Kuloduk, che questa volta il tiro va fuori. Antic e la rete di Ivan Antic da lontano a porta sguarnita. Cingoli che dimezza lo svantaggio, 28-26. Ciutura, Amato, Pivetta, chiaramente il Bressanone non ha intenzione di alzare il ritmo. Kuloduk, tentativo di passaggio a Basic, non riuscito, riparte il Cingoli, scambio Ladakis, Antic per Mangoni e la rete, servito benissimo Rotaru. Cingoli adesso che è rientrato a meno uno. Kuloduk, Di Giulio e c'è il time out, questa volta chiesto dalla panchina del Brixen. Al 24esimo e 35 secondi del secondo tempo gli ospiti sono in vantaggio di uno dopo essere andati sul più 4. Adesso un mini break del Cingoli che con un 3-0 si è riportato a meno uno. A te Giacomo, assisteremo sicuramente agli ultimi 5 minuti e poco più di gioco incandescenti. Sì, saranno 5 minuti di fuoco. Cingoli ha dimostrato che è ancora in partita con 3 gol, uno più bello dell'altro, tra cui il grande pallonetto di Ivan Antic, veramente da cineteca. E bene così. Ora Cingoli dovrà mantenere la calma perché il risultato si può fare, 27-28 meno 1, la partita è aperta. Brixen sicuramente recriminerà perché poteva chiudere la partita, come al solito non molla mai, lo abbiamo visto tutte queste 14 giornate della Serie A Beretta. Grazie Giacomo, sì, Cingoli che è rientrato in partita, adesso subito c'è stato prontamente il time out chiesto da Ciutura dalla panchina del Brixen.
che riparte adesso con la palla in attacco. Koloduk, Ciutura, Mitruzner, intanto ristabilita parità numerica, è rientrato Mitruzner, ancora lui per Koloduk, Ciutura, passaggio al pivot, non è riuscito, riparte Ladakis per Garroni che realizza in pallonetto, Nicolò Garroni, parità adesso. 5 minuti, poco meno di gioco. Ciutura che recupera, però sbaglia il tentativo di servire Mitruzner, nella palla recuperata da Koloduk, ancora però Ciutura, Bressanone in attacco. Koloduk, Mitruzner, Ciutura che va al tiro, la palla colpisce il palo esterno e va sul fondo, riparte il Cingoli, Ladakis. Però esce per far spazio a Bincoletto. A Rottaru, scambio tra i due. Ancora Rottaru, Ivan Antic. Cirilli per Antic, Bincoletto, ancora Antic, Cingoli cerca di accelerare. Questa volta Rottaru, il tiro scappa un po' il braccio e va altissimo sopra la traversa, riparte al piccolo trotto il Brixen. Ciutura, Mitruzner, cambio tra i due, Ciutura, cambio con Koloduk, ancora con Mitruzner, Ciutura, Mitruzner, Koloduk, passaggio all'ala di Giulio che perde il pallone, c'era una doppia non rilevata agli arbitri. Basic dai 9 metri per Mitruzner, Ciutura, Koloduk, Ciutura all'ala per Pivetta che va a realizzare. Ancora Pivetta dall'ala e ancora vantaggio Brixen, Antic, Ladakis sempre super controllato, non riesce a Rotaru, Antic, Ladakis che esce, ancora entra Bincoletto. Sono 2 minuti e mezzo, ancora pochissimi da giocare, il Cingoli deve forzare un po' i tempi. Antic, Rotaru, Bincoletto, il fallo su Rotaru, Cingoli deve andare al tiro, Ivan Antic. Ancora un fallo su Cirilli, non sappiamo quanti passaggi sono rimasti al Cingoli. E il palo, purtroppo il palo di Antic. E questo sarà un attacco probabilmente decisivo ai fini della partita. 1 minuto e mezzo, Bressanone a più uno. Ciutura, Mitruzner, Koloduk, Mitruzner. E recupera palla Antic, Ladakis, Strappini, Mangoni. Mangoni realizza rubata palla in attacco. Ultimo minuto di gioco, squadra in parità, Ciutura e Mitruzner, scambio con Koloduk, Ciutura, passaggio a Mitruzner,
Ancora un time out dell'ultimo a pochi secondi al termine, precisamente a 37 secondi dal termine. Risultato di parità 29-29, c'è questo time out della panchina del Bressanone che ha la palla in attacco, ultimi secondi. Entrambe le squadre sono ancora nelle rispettive panchine intorno ai propri allenatori che stanno dando gli ultimi consigli. Partita dunque che si risolverà all'ultimo tiro. L'extra player per il Bressanone va a giocare in 7 contro 6. Mitruzner, Ciutura, Koloduk, Ciutura, Mitruzner, Ciutura all'ala di Giulio. La parata di Gentilozzi, la parata di Gentilozzi. Ultimo attacco e c'è il time out. Il time out adesso della panchina. La panchina di Palazzi a 13 secondi dal termine. L'ultimo attacco quindi sarà del Cingoli. Vediamo come finirà l'incontro. Adesso siamo ancora sul 29 pari. Aveva optato per l'extra player giustamente Mr. Ciutura, tentando un gioco, l'ultimo attacco in superiorità numerica. Il tiro di Di Giulio è rimasto un po' strozzato in mano all'ala destra del Bressanone. Gentilozzi ha parato. Adesso ci sono gli ultimi 13 secondi. Match avvincente fino all'ultimo secondo qui alla Pala Quaresima tra Santarelli Cingoli e Bressanone. ...13 secondi al Cingoli per portare l'ultimo tiro. Vediamo Antic, Ladakis, Antic ancora. E c'è il tentativo di veloce intercettato da Koloduk che sventa il pericolo maggiore e si conclude qua con un pareggio tra Brixen e Cingoli, 29 pari. Dal Pala Quaresima di Cingoli è tutto per il recupero valevole, dicevamo, per la nona giornata di andata del campionato Serie A Beretta, incontro che conclude di fatto il girone andata per entrambe le squadre. Cingoli che guadagna il suo punticino e si porta a quota 8 e il Brixen sappiamo a questo punto se è in Coppa Italia come ultima qualificata. Non abbiamo adesso la classifica sotto mano. Vi saluto qui dal Pala Quaresima, un arrivederci a sabato prossimo per la prima giornata di ritorno contro il Bolzano. Un saluto da Mirko Mazzieri e Giacomo Grasselli.